Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Marchesano, molti di voi come avete intuito mi conoscono già, per tutti gli altri qualche interessantissima notizia biografica, vivo e lavoro a Genova per la Frame SRL, se volete venirmi a trovare seguite le indicazioni stradali, abbastanza semplice, sempre dritto, e un po' di... Sì, beh sì, quando sono rossi sì. Un po' di attività più o meno recente e oggi parleremo di questo. Chi già mi conosce non si stupirà troppo se la prossima slide sarà dedicata a quello di cui non parleremo, che sembra un po' bizzarro in effetti, cioè, sì, ma perché? C'è un motivo, lo vedremo. Se qualcuno di voi era presente al primo Domino Point, spero, si ricordi del progetto BAC, che avevo presentato all'epoca, perché le intenzioni che stavano alla base di quel progetto sono tuttora valide e poi vedremo come realizzare applicazioni mobile native per sistemi operativi più diffusi, quindi Android, iOS e BlackBerry, realizzando un solo codice, ma soprattutto nell'ottica di sfruttare le potenzialità di Domino, visto che questa è una sessione Domino Point. Ora, questo è un elenco molto parziale di quello di cui non parleremo. Non parleremo di un sacco di cose, tipo osservazioni sulla stagione degli amori dei capibara. Però è un sacco di altre cose. Il significato di questa slide è quello di, in un certo senso, tranquillizzarvi, nel senso, quando si parla di sviluppo mobile ci sono moltissimi aspetti di cui tenere conto. Sono argomenti interessanti, affascinanti, certi abbastanza onerosi. Uno per tutti, l'interfaccia. A meno che non decidiate un dispositivo specifico, la vostra applicazione può girare su smartphone piccoli, su tablet pompati, e ovviamente dovete tenerne conto perché non potete mettere un font che su uno schermo piccolo è difficile da leggere. E tutti questi altri argomenti, però sono indipendenti dall'interfacciarsi con Domino. Quindi li accantoniamo per il momento, anche se bisogna comunque tenerne conto quando si sviluppa un'applicazione di tipo mobile. Questo invece è quello di cui parleremo, essendo Domino, dove AAA sta per Anyone, Anytime, Anyplace, cioè voglio raggiungere e utilizzare le potenzialità della mia intranet o extranet Domino dovunque io sia, in semplicità. Quindi vedremo la differenza tra applicazioni mobile e mobilizzate, noi parleremo di queste seconde, un ricordo del vecchio BAC, un ricordo per chi c'era, se chi non c'era lo spieghiamo brevemente in una slide sola. E poi faremo, visto che applicazione a tre voci, tre esempi di necessità tipiche che si ha quando siamo in giro per il mondo col nostro smartphone o tablet e come risolvere queste necessità grazie alle potenzialità di Domino. Allora, sviluppare oggi un'applicazione in Domino, è stato già detto più volte, probabilmente, quasi sicuramente, significa realizzare un'applicazione con la tecnologia dell'Xpages. Questo significa che la vostra applicazione è già pronta per essere utilizzata in mobilità tramite il browser. Se sapete che è possibile che venga utilizzata anche in mobilità, magari dovrete tenerne conto per l'interfaccia o il fatto che non c'è la tastiera o altre cose, però la tecnologia è quella. Vedete bene, però ne hanno già parlato ieri, quindi che cosa ci dice di nuovo? Beh, c'è la possibilità di mobilizzare delle applicazioni, che è una cosa un po' diversa, cioè realizzare applicazioni native per sistemi Android, iOS o BlackBerry che si interfacciano con Domino sfruttandone le potenzialità, non semplicemente accedendo ai dati in lettura. E
Perché dovremmo fare una cosa del genere visto che abbiamo l'Xpages? Allora, ci sono diverse ragioni. Prima di tutto potremmo non avere l'Xpages, che insomma mi sembra un bel deterrente allo sviluppo Xpages, perché è vero, siamo alla 8.5.3, c'è la 8.5.4 in uscita, poi ci sarà la Next, però, fatemelo dire con un po' di pathos, perché ci sta bene, è ancora pieno di server 5 là fuori. Ed è vero, 5, 6, ecco. La 4. La 4. Sì. Però io infatti la prima cosa che dico, perché non aggiorniamo? Perché no? Va bene. Grazie. Mi hai convinto. E quindi, pur avendo un server non proprio recentissimo, è possibile comunque sfruttarlo in modo da insomma, mobilizzare facilmente l'applicazione. Potreste avere la necessità di utilizzare le funzionalità tipiche degli oggetti, dei dispositivi, quindi non so, GPS per dirne una, le cui API sono più facilmente gestibili con ambienti di sviluppo che consentono la realizzazione di applicazioni native. E potreste anche avere la necessità di lavorare offline. Vi faccio un esempio pratico, reale. Tecnici che devono ancora fare delle revisioni di ascensori e si voleva sostituire il cartaceo perché questi partivano con la carta, si infognavano nei cavedi, riempivano, poi la sera dovevano comunque riscrivere tutto al computer, insomma. Il problema è che non potevi dargli un portatile perché cioè, non è proprio comodissimo. Uno smartphone, un tablet era una bella soluzione. Peccato che giù di sotto, dove andavano loro, campo zero. Quindi, la soluzione, realizzo un'applicazione nativa. Al mattino la aggiorno, finché ho la rete, finché sono all'aria aperta. Quindi ho dei dati in locale, mi infilo nelle catacombe, eseguo quello che devo utilizzando l'applicazione, quindi potendo anche fare calcoli, confronti, tutto quello che serve. Appena torno all'aria aperta, c'è la rete e allineo. Quindi ovviamente ho bisogno di qualcosa che mi funzioni localmente. Quindi potrebbe essere non solo un'alternativa, ma addirittura necessario creare un'applicazione nativa. Ora, vi ho scritto che non parleremo di guerre di scelta di software, è meglio questo, non è vero, è meglio quest'altro, però uno l'ho utilizzato per fare questa demo, che è Titanium. Titanium è basato su Eclipse, è programmazione JavaScript, quindi voi realizzate JavaScript, e se avete gli SDK Android, iOS e BlackBerry, il vostro codice una volta compilato viene transcodificato in applicazioni native, però il lavoro sporco lo fa Titanium, quindi voi una volta realizzato il codice vai e lui modifica le cose in maniera opportuna. Il supporto BlackBerry attualmente è in beta chiusa perché è un periodo un po' di transizione BlackBerry, no arriva QNX, no c'è la 2, no arriverà la 10. Però è stato annunciato ufficialmente il supporto all'OS 10 di BlackBerry. Perché ho scelto Titanium? C'è un motivo, ve lo dirò alla fine. Rido già perché è un motivo abbastanza bizzarro. Questa è una tipica interfaccia, anche chi non ha mai visto Titanium ma lavora, anzi questa è un'interfaccia, ma lavora con Eclipse, avrà familiarità senz'altro con il tipo di comandi, insomma, di pannelli. E prima di continuare, una domanda. Cioè, ma è davvero cross-platform? Cioè, scrivo davvero il codice una volta sola? Non è che poi... Allora, per quanto ho visto io, sì. Esiste la possibilità di mettere degli if in modo da utilizzare certe API piuttosto che altre, in modo da migliorare l'esperienza dell'utente. Quindi se sei su Android fai così, se sei su iOS fai cos'ha, però si tratta più di una scelta che di una necessità.
quindi magari migliorare, che so, il rendering dei pulsanti, insomma, queste cose qua. Potete farlo se volete. Non è necessario. C'è un if che però secondo me è necessario, che è quello relativo alla gestione del pulsante back, che sui dispositivi Android e BlackBerry è fisico, cioè esiste, sugli iPhone e iPad no. Non è che sia un problema, solo che è un modo di venire incontro alle abitudini degli utenti. Chi ha dispositivi Android è abituato a schiacciare indietro e vedere che succede qualcosa, tipicamente torna indietro. Non scommetto che non l'avreste mai detto. Però se non lo gestite, non succederà niente, insomma, potrebbe essere un aiutino per chi è abituato a gestirlo in questo modo, a gestire la navigazione delle applicazioni in questo modo. Bene, allora, per chi non era al primo Domino Point, male, molto male, dico che avevo presentato un progetto che avevo chiamato BAC, BlackBerry Application Central Highway, il cui obiettivo era quello di facilitare la gestione delle applicazioni da parte dell'utente, mantenendo salda e sacra la security, evitando però all'utente di dover digitare nome e password ogni volta, cosa che in mobilità, password complesse, tastiere piccole, niente tastiera, potrebbe non essere proprio il massimo. In sostanza c'era la possibilità di fare in modo che il dispositivo si autenticasse per conto dell'utente. Dice, ciao, sono il BlackBerry con PIN tal dei tali, appartengo a Fabrizio Marchesano. A quel punto c'era un repository centralizzato che si prendeva in carico le richieste e indirizzava opportunamente i parametri in ingresso e in uscita. Quindi, tu sei Fabrizio Marchesano, quindi questo lo puoi leggere, questo lo puoi scrivere, questo non lo devi vedere, senza che fosse necessario ogni volta autenticarsi. Cosa che è ancora possibile utilizzando le properties. Quindi io posso memorizzare nella mia applicazione in maniera persistente, lightweight persistence, certe informazioni che posso poi andare a riprendere ogni volta che voglio. Tipicamente potrebbe essere un modo per far inserire al primo avvio dell'applicazione un'utenza, una password, o più di una, perché potrei dover accedere a diversi database, a diversi server. Le tengo lì e quando mi servono, con il metodo get, vado a vedere, prendo e vedo chi sta facendo certe richieste e decido se posso mostrargli i dati oppure no. Quindi già questo è ancora sempre possibile. Ovviamente potete anche utilizzare per altri motivi le properties. Allora, adesso faremo un po' di carrellata su tipiche necessità. Vedremo come risolverle lato domino e cosa vuol dire per lo sviluppo in Titanium. Poi ci sarà una demo filmata, perché non avendo il controllo completo della rete mi servivano un po' di cose, quindi ho preferito... Hai fatto bene. Sì, ho fatto bene, però ho tutto poi sul mio... ho tutto sul mio smartphone, poi se qualcuno ha piacere di vedere la cosa funzionare in diretta si può tranquillamente fare. Avrei anche un tablet, ma ho preferito dover affrontare i vostri feedback piuttosto che mia figlia, nel dirle papà porta via il tablet per 3 giorni, perché il rischio di sentirsi rispondere non è vero era alto. No, piccina, m'aveva anche detto di sì, però era quel sì che... Vabbè. Perché sei il mio papà. Dopo che l'avevi picchiata con un bastone per un po' di... No, piccina, proprio tu che sei padre di 2. Allora, prima necessità, vi premetto quale sarà il contesto. Immaginato di essere un rappresentante di tablet che va in giro da un nuovo potenziale cliente e a questo punto ha bisogno di alcune informazioni che stanno sulla sua intranet.
o extranet, si può anche collegare via VPN. Quindi vediamo quali sono. Allora, prima necessità, ricerca di informazioni. Semplice, io ho delle informazioni sui miei database nel mio server e ho bisogno di leggere queste informazioni per eseguire il mio lavoro. Ora, sono un rappresentante di tablet un po'. Ne ho tre in magazzino. Peraltro molto economici. Sì, no, la quantità è la quantità fisica, non... Quindi questo è il mio database notes. Come rendo disponibili queste informazioni in maniera strutturata, ma anche in maniera semplice? Tradotto, pensando anche a server 5, come abbiamo detto prima, senza dover fare tanto lavoro, perché sicuramente ti metti lì un mese di lavoro e ce la fai. Sì, vabbè, non è questo lo scopo. Allora, lato domino, posso utilizzare il parametro read view entries da utilizzare in un URL quando accedo alla vista, quindi open view, read view entries invece che open view. Questo mi mostra la vista come un file XML ed è gratuito, è una cosa che fa parte di Domino, già dalla versione 5. Ovviamente il file non ha dei nomi, entry, entry data, text, number, però se sapete con che tipo di dati state andando a interfacciarvi, non è un problema. Ci sono altri parametri, quindi oltre al read view entries, che di suo trasforma la vista via web come un XML, posso mettere start key, quindi il primo record che mi interessa deve iniziare con questi caratteri, posso anche mettere un count, quindi fammi vedere solo 1, 2, 3, quindi metto a disposizione in maniera semplice i dati in maniera strutturata. Bene, come lo sfrutto questo lato Titanium? Utilizzo quell'oggetto lassù, l'HTTP client, a cui passerò l'URL opportuno e otterrò in risposta, utilizzando il metodo getResponseXML, scusate, il mio XML che abbiamo visto prima, di cui potrò poi eseguire il parsing e ottenere tutti i dati che voglio. Sì? In effetti questo sfondo nero non è proprio... Voi vedete un po' meglio? Benissimo. Ma noi ci fidavamo, esatto. Noi credevamo al buio. Allora, siccome sono ingegnere e ho la flessibilità mentale del granito, come tutti sapete, dato che su Titanium è nero, l'ho fatto nero. Cioè... Allora, vediamo un po' se riesco. Sì, potrei cambiare semplicemente lo sfondo, dici. Però perdi tutte le cose scritte in bianco. Sì, infatti volevo fare un po' di... qua si vede bene però, giuro. No! Ok. Sì, sì, però voi, loro no. Questo era il test. Adesso lo portiamo in produzione. E luce non fu, però... Ok. Va bene. Continua a vedersi male. Comunque, non è così importante, perché in ogni caso questa... Poi vi rimarrà, potete scaricare. Quello che importa in realtà è la scritta in alto. Quindi abbiamo a disposizione un oggetto HTTP client e utilizzando il metodo getResponseXML possiamo ottenere un XML document
di cui possiamo eseguire il parsing e fare ciò che ci pare. Ora, una slide che almeno uno di voi aspetta da 2 giorni. Allora, a volte capita di avere un'esigenza un po' particolare. Che è questa. Che è questa qua. Che Sigpso. Prova un po' a dirlo, adesso che lo leggi. Non ce la farà mai. Allora, non cercatelo l'acronimo perché l'ho inventato io. Comunque, sta a identificare tutte quelle situazioni in cui c'è un sacco di lavoro che deve essere fatto, ma non durante la comunicazione. Cioè, ho un parametro in ingresso, massimo 2, in mezzo il delirio, e in uscita un parametro, true, false, sì, no, vero, 110, un numero, una data. E gli scacchi sono un bel esempio, perché in ingresso ho un parametro, 2, a 2 di 2, in mezzo e in uscita un'altra mossa. Chi è genitore potrà immaginarsi un altro tipico caso di evento SICBSO, il nome da dare al nascituro, nascitura. Perché allora il parametro in ingresso è semplice, il sesso, maschio o femmina. Il parametro in uscita è il nome, in mezzo. Il delirio. In mezzo la moglie che decide. Magari fosse solo la moglie. Dico, non... Non so voi, a me la cosa più strana che hanno detto era stato sul nome Lucrezia. Bel nome, no? Tutto sommato. Ma se la chiami Lucrezia devo uscire con 2 gambe così. Ma perché? Sigpso. Ora, sostanzialmente, faccio una chiamata al server passandogli un parametro. Il server fa tutto il lavoro sporco, quindi magari facendo anche cose... pesantucce, tipo andando a prendere informazioni e verificare dati su database esterni via ODBC, per esempio, che non sono neanche disponibili e pubblicati su Extranet, ma solo all'interno della intranet, quindi solo il server riesce ad arrivarci, creare documenti mail con i response, mandare notifiche, iniziare un ciclo di workflow e tante altre cose. E alla fine ti dice, va bene. Ora, si potrebbe utilizzare ovviamente la tecnologia dei web services, però per un parametro in ingresso e in uscita magari c'è un po' di lavoro, è un po' oneroso, funziona ovviamente. In questi casi, come si dice Stefano? Sì, ho trovato piuttosto comodo utilizzare quest'altra tecnica, cioè creo un agente, LotusScript, che poi richiamo via URL con il parametro punto di domanda OpenAgent, passandogli dei parametri, che posso prendermi in carico in quel modo lì che vedete, quindi c'è la query string, ho il document context che è il documento che rappresenta la mia richiesta, in mezzo dove c'è inserire codice personalizzato fate tutto quello che vi pare, ma veramente tutto, dopodiché il risultato lo mettete a disposizione con un comando print. Se è davvero un parametro non ho neanche bisogno di strutturarlo, perché so che già che è il risultato che mi serve. Come lo sfrutto questo nel mio caso? Così, sempre con l'HTTP client, però questa volta invece di prendermi l'XML document, get XML document, ho get response text, perché so già che quello che mi arriva è solo quello che mi serve. Quindi passerò dei parametri, vedete lì, spero lo vediate, l'URL, quello scritto in quel color verde, verde per vinca, OpenAgent, emparamun uguale, in questo caso field value perché è dinamico, lo sto scrivendo io sul mio dispositivo. Faccio la mia get e dall'altra parte eseguirà quello che deve, print e mi prendo il risultato. Bene. Ultima esigenza, quando ho a che fare con un insieme di dati un po' più complesso. Magari devo anche allineare record di database. Allora, in questo caso, c'è poco da fare. Direi che i web services sono la nostra ancora di salvezza. Quindi qua cominciamo a parlare della versione 7. È possibile realizzare in LotusScript dei web services con
agenti, anche per versioni precedenti, però è veramente, era veramente un bagno di sangue. Quindi, lato domino, mi piglio i miei bei web services, quindi posso gestire la cosa come più mi aggrada, come più mi serve, mentre lato Titanium, ah, questo è interessante, dispositivi Android, iOS e in teoria in futuro anche BlackBerry hanno a disposizione il SQLite database, quindi voi potete avere dei database locali salvati sul vostro dispositivo per memorizzare dati complessi. Avevamo visto le properties prima, però quelle servono per memorizzare dati non strutturati, quindi dati che hanno una certa funzione, che so che sono lì quando ho bisogno di utilizzarli, però un record, sono testo, numero, data, magari anche tanti, allora non è certo la strada migliore, quella delle properties. Utilizziamo quindi un SQLite database. Perciò abbiamo sul nostro dispositivo locale un database, questo significa che possiamo poi anche lavorare offline e scambiare dati tramite web services. Quindi io posso realizzare le mie operazioni in locale, una volta finito eseguo lo scambio dati con Domino e ovviamente oltre allo scambio dati in mezzo di nuovo posso fare quello che voglio con il Lotus Script, quindi non solo aggiornare e allineare i database, ma mandare notifiche, creare documenti, inizializzare workflow, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto ciò che siete sempre stati abituati a fare è ancora possibile. A questo punto possiamo anche accendere le luci perché direi che non ci sono più schermate, così vedo chi si è addormentato. Questa notte Sixo. Allora, demo. La situazione è quella che vi ho detto prima. Io sono un rappresentante tablet e sono da un potenziale cliente. Allora, questo è il mio database notes, visto lato client, quindi codice prodotto, descrizione e quantità magazzino. Questa è la vista della schermata precedente, però resa accessibile via browser con il comando review entries. Non ho fatto altro, quindi ho solo messo un parametro nell'URL e questo è il risultato, quindi strutturata. Ovviamente, essendo ingegnere, ho voluto anche scorrerla, ho fatto anche di peggio. Questa è la stessa vista dove ho aggiunto un altro parametro, quindi read view entry and start key. In questo caso ce n'era solo uno, se avessi avuto più documenti con quel codice avrei dovuto anche mettere end count uguale 1, end count uguale 2, insomma, se so di cosa sto parlando lo gestisco come voglio. A questo punto sono dal cliente con il mio dispositivo Android e il cliente potenziale mi dice: senti, mi interesserebbe il tablet a 11 pollici, quanti ne hai in magazzino? Non lo so. Scrive tablet 11, verifica disponibilità. Allora, quello che è successo è la prima esigenza, bisogno di informazioni. Quindi io ho creato un oggetto HTTP client, gli ho passato l'URL con readview entries and start key uguale quello che ho scritto nel campo, ho ottenuto in risposta l'XML, del quale ho eseguito il parsing, quindi dal codice
dal codice ho ottenuto anche la descrizione e la quantità a magazzino, quindi lettura dati in remoto. Mi sono dimenticato di dire, ovviamente si può fare molto meglio come interfaccia rispetto a questa un po' tanto spartana che ho fatto io, però questo è ovviamente sempre possibile. Questa è una sessione domino sulla programmazione, quindi non sono stato a curare nel minimo dettaglio l'interfaccia. Ovviamente si possono anche realizzare cose molto più gradevoli e appaganti anche per la vista. Quindi il cliente ha l'informazione. Quanti tablet 11 avete? 1100. Bene. Ma guarda, mi interesserebbe comprarne 600. Ok, allora a questo punto ci troviamo nella... Stefano? Allora, perché? Sto per inviare una richiesta al server dicendogli, guarda, del tablet 11 tienimi un attimo da parte 600, quindi ho un codice e una quantità. Questo perché? Perché magari ho bisogno di tempo per finalizzare l'ordine. Quindi vorrei evitare che qualcun altro che sta vendendo in quel momento me li toglie da magazzino. Quindi li metto a disposizione. Quindi ho un codice e una quantità, quindi parametri, due parametri semplici. In mezzo devono succedere un po' di cose perché devo realizzare una procedura che mi tenga questi 600 temporaneamente occupati. Magari devo mandare delle notifiche a qualcuno, devo fare dei controlli, insomma un po' di cose per cui è meglio che se ne occupi il server, e in ritorno ho anche lì un parametro fatto. Quindi per 30 minuti, ho 30 minuti a disposizione per finalizzare l'ordine. Ma è vero? Sì, sì, è vero. Faccio il refresh e da 1100 mi sono passati a 500. Più tutto quello che è successo in mezzo, notifiche, workflow, attenzione, c'è questo cliente, la possibilità di sbloccare la prenotazione se arrivasse un ordine ancora più grosso, insomma, qualunque cosa vi venga in mente. Però ha funzionato. Oh, bene. Allora, a questo punto dovrei creare l'ordine. Quindi, qui ho una bella lista clienti, che con molta fantasia ho chiamato cliente 1, cliente 2, cliente 3. Allora, quello che avete visto è una Dropbox che sta leggendo dal database SQLite in locale sul dispositivo. Ovviamente c'è la controparte su database notes, sono allineati. E tutti questi dati sono presenti anche sul mio database SQLite locale, anche se ovviamente nel menu a tendina vedo solo quello che mi interessa. Però abbiamo detto che sono da un nuovo potenziale cliente. Quindi non esiste neanche sul server domino. Allora, cosa faccio? Lo creo. E quando ho detto che avevo fatto anche di peggio, mi riferivo a questo, perché ho compilato tutti i campi. Comunque. Valori quasi veri. Sì, no, assolutamente. È preciso, è la che voglio fare. Quindi, io sono... da questo cliente sto creando una nuova scheda anagrafica, perché il cliente mi ha detto sì, va bene, compro i tuoi 600 tablet. Ok, scrivo tutto, ho messo anche la mail. Ha scarso di equivoco, come sono io forse, sto bravo. Sì, ovvio. E li ha anche comprati i tablet. Allora, a questo punto sono successe un po' di cose. Allora, per prima cosa ho creato un record SQL nel database locale, però poi
tramite web service, ho spedito tutti i dati, quindi tutti quei campi, sul mio server Domino, che mi ha dato il codice. Perché ovviamente il codice vince il server, deve gestirlo lui. Che io ho rimesso nel mio record SQL. A questo punto quindi ho i record, i database allineati. Quindi qui in locale c'è anche il cliente 004, ma c'è anche lì sul server. E il codice gliel'ha passato il server. Quindi ho trasferito dati, un po' di dati, si può fare anche con molti più dati, con cose più complesse, tramite web service, allineando i due database. A questo punto io posso gestire tranquillamente il tutto in locale. E ovviamente qualcuno sarà stato avvisato, guarda che c'è un nuovo cliente. Con tutto quello che ho scritto di là. Che succede se qualcuno mi mette un cliente nuovo da Notes? Avete paura di vedere altri campi compilati? No, stavolta ne ho messi solo due. Incredibilmente anche gli ingegneri imparano. Succede, ovviamente, che a meno che non ci sia un push che posso mettere, io non ce l'ho. Quindi, questa operazione che adesso qui viene eseguita premendo il pulsante, si può automatizzare al primo avvio, può essere comunque a richiesta, secondo le vostre necessità. E quindi in questo momento tutti quei due dati sono anche nel mio database SQLite locale. A questo punto sono pronto per fare l'ordine, quindi ho il cliente che ho aggiornato con il mio server, ho un codice tablet e una quantità che ho prenotato, che potevo sprenotare, eccetera, eccetera. Creo l'ordine. In questo momento ho il database vuoto, sono un rappresentante di tablet agli inizi. Ordine 001, di nuovo, ho trasferito dati di nuovo tramite web service, perché qui comincia a essere un po', cioè il codice cliente, il codice dell'oggetto, la quantità. Mi è stato restituito un codice, primo ordine creato, che mi sono di nuovo preso in carico e messo nel mio SQLite locale. E questo è quello che otteniamo da Notes. Non ci sono solo dati, ma ho fatto un po' di cose. Ora, questo apri scheda cliente e apri scheda prodotto. In questo momento sta avvenendo grazie al fatto che la parte di script Notes si è anche preoccupata di scambiare gli ID dei documenti. Questo è ovviamente solo un esempio. A questo punto si può fare davvero quello che si vuole. Ora, il finale. No, questo non è il finale ridicolo, questo no, però già qua, insomma, questa frase di Bach è bella, bisogna dire che è bella. Ora, secondo me le potenzialità sono davvero infinite. Quindi io posso realizzare applicazioni native con un solo codice. Io ho utilizzato Titanium, ma non è importante, per me sì, però potete anche utilizzare altri software. Quello che abbiamo visto oggi, spero di essere riuscito a trasmettere, non è tanto Titanium side, ma è Domino side. Quindi come realizzo applicazioni native con un solo codice, sfruttando le potenzialità di Domino per scelta o necessità, tipo il server 4. Allora, già sto facendo la ola, eh. Ho sentito gli applausi. Io adesso ho fatto un esempio, volendo anche non particolarmente esagerato,
però spero di avervi dato l'input, insomma, delle possibilità che avete. Quindi adesso parlavo di ordini, ma possono essere report, qualunque cosa. Potete inventarvi un'interfaccia che sia semplice da utilizzare e lasciare il carico di lavoro oneroso al server, e avendo le potenzialità dello script a vostra disposizione potete davvero fare tutto quello che volete. Quindi, secondo me, le potenzialità sono veramente infinite. Ora, sono anche parecchio in anticipo, meglio perché poi c'è la sessione Q&A. Però prima, allora, perché ho scelto Titanium? Allora, non ha niente a che vedere con il mio lavoro. L'ho utilizzato per realizzare due vecchi sogni e poi ho scoperto che poteva anche essere sfruttato in ambito business, ancora meglio in ambito domino. E allora ho fatto questa presentazione che poi leggerò, spero, feedback positivi, me lo direte voi. Però quali sono stati gli input che mi hanno fatto scegliere Titanium? Avevo due necessità in particolare, due vecchi sogni che ho potuto realizzare grazie ai market, e ho trovato Titanium per le esigenze che avevo. Mi andava bene, era Eclipse, quindi mi ci sono già trovato. Ve le faccio vedere velocemente perché, essendo una sessione Domino Point, non è il caso, però è talmente bizzarro che secondo me ci sta bene. Poi chi non si aspetta qualcosa di bizzarro da me, voglio dire. Ho concentrato tutto qua. Allora, la prima, vado veloce, Allora, la prima è questa, che già mi sembra abbastanza folle. Allora, se questa vi sembra bizzarra, aspettate di vedere la seconda. Sono tutte a disposizione. Allora, questa non ancora, l'altra è a disposizione sull'Android, sul Play Market, gratuita, quindi non... so che sembra pubblicità, in realtà è solo una cosa mia personale, di una bella esperienza che ho vissuto nel realizzare questo. La seconda, allora, io sono nato il 31 ottobre, Halloween, sono un appassionato di Mozart, come credo sia noto. Il 31 ottobre è l'onomastico di Mozart. Cosa può fare uno sviluppatore nato il 31 ottobre a cui piace Mozart, scoprendo che è il giorno del suo onomastico? Halloween, questo ovviamente, cos'altro potrebbe fare? Quindi, se voi cercate Mozart Horror sul Play Market, scoprirete un'applicazione realizzata con Titanium, quindi volendo potrebbe anche essere qualcosa che magari vi dà qualche idea. Comunque, come ho detto, questo era solo una cosa mia personale. Quindi siamo, direi, molto, anzi abbastanza in anticipo sui tempi, perciò se ci sono domande. È stato qualunque tipo, anche qual è il pezzo di Mozart della pubblicità dell'Air France? Come si pronuncia bene il SIX? Mi ricordi la cosa? Ragazzi, signori, un applauso. Allora, se no, ce l'ho io una domanda per voi. Perché nessuno mi fa mai domande? Non lo so, sono minaccioso, non vi piace quello che dico. Ma Lucrezia? Non lo so, quella... Chi ha scelto il nome? No, alla fine ci siamo accordati su Sofia, che ha messo d'accordo tutti. No, davvero non ci sono domande. Una piccola... Eccola! Oh! Sì, allora io ho fatto la demo con Android, però la parte di codice su Titanium è sempre quella. Allora, ovviamente quello funziona solo su Mac, e non perché Titanium non vuole, ma perché Apple ha una politica un po' rigida su questo, e quindi è così. Posso dirti una cosa, che io ho mandato un codice fatto su Titanium a un amico che ha un Mac, gli ho fatto installare Titanium,
gli ho mandato il codice, lui ha importato il progetto, l'ha lanciato sul simulatore iPad. Era una cosa non troppo complessa, volevo solo vedere se funzionava, però sì, ha funzionato. Quindi è assolutamente, per quello dico, per quanto ho visto io, sì, è cross-platform con gli SDK sotto, a meno che non vuoi utilizzare qualche cosa specifica del dispositivo, però lì te la cavi. Io ho aperto un APK generato, quindi Android, da Titanium e era Java. Sì, sì, era, vabbè, cose inenarrabili, però era Java, assolutamente. Quindi, poi il look and feel è assolutamente quello di un'applicazione nativa. Quindi altri software tendono più a fare web app mobile, quindi HTML5. Questo no, però, ripeto, quello che abbiamo visto per l'interfacciarsi con Domino continua a valere anche per web app mobile, con HTML5, però la possibilità di avere il SQLite database secondo me è un bel punto a favore, quello sì. Abbiamo 14 minuti di nulla, se non mi fate domande. Per ora non è stato annunciato alcun supporto ufficiale, per ora, però se poi ingrana non vedo perché no. Adesso state qua per 14 minuti. Ah. Io non vedo tempo nessuno. Io sono arrivato un po' più tardi, sì, verso la parte iniziale. Il database SQL è residente in Android o perché ci ho installato? No. Titanium dà a disposizione i metodi, però è già lì, sia nei dispositivi Android che in quelli iOS. Quindi Titanium ti permette di utilizzarlo, però cioè, il database devi crearlo. Però tutta la... Sì, è già presente, non devi aggiungerlo. Quindi l'architettura nel suo complesso è uno smartphone con... Android, iOS, BlackBerry 10. E dall'altra parte, Domino Server da 7 in su? Sì, da 7 in su per i web service. Per le altre cose, anche dalla 5. Da quando c'è il review entries. Sono io con l'ambiente di sviluppo Titanium, in questo caso, però non è così vincolante. Un ambiente di sviluppo che consente di fare codice cross-platform e che è in grado di comunicare via HTTP, che è in grado di realizzare applicazioni che comunicano via HTTP, quindi io poi sotto utilizzo gli URL con review entries, open agent o i web service. A quel punto il server fa tutto quello che deve, mi torna la risposta e io agisco liberamente sulla mia applicazione. Faccio sempre così perché è quello che mi viene più istintivo quando penso a un tablet, a scorrere. Quindi sì, è così. La parte grafica è sempre realizzata? Sì, se ne occupa Titanium. Io, ripeto, sono stato molto spartano, però... Lì potete davvero fare quello che... Se andate sul... c'è anche il Titanium Market, però vende, mette a disposizione più dei tool, dei framework realizzati per migliorare l'esperienza dello sviluppatore. Però ci sono... c'è buildwithtitanium.com, che è un sito dove vengono messe delle... C'è anche il mio Mozart's Name Day. Quindi potete vedere... che cosa si può realizzare con Titanium anche dal punto di vista della grafica. Però anzi, se non avete nulla in contrario, se non ci sono per ora altre domande, se la rete ci assiste, Built with Titanium lo possiamo anche vedere al volo. Cosa si scrive? Ecco. Queste sono applicazioni. Ecco, quella... sì, la nota su sfondo nero. Però, come vedete, ecco, per esempio, questa è una bella grafica, secondo me. Mi piace molto lo steampunk come stile.
Ecco. Vabbè, a parte meccanica al pomodoro che può dare, però l'ho presa perché mi piace il tipo di grafica. Questa è realizzata con titanium, quindi insomma, l'aspetto grafico si può curare molto. Sicuramente molto più di quello che ho fatto io, che era un form bianco con due campi e due tasti. Comunque, per darvi un'idea di cosa si può fare. No, adesso state qua 10 minuti. Se non, no. No, dovevi andarci prima. Sì. Quando dicevi dell'autenticazione iniziale, sì. L'applicazione la lascia il dispositivo. Sì. Come entri con l'internet password dell'utente? Quello è uno dei modi. Puoi anche realizzare un'interfaccia, un repository centrale con una password specifica per quel tipo di utilizzo, in modo che tu sai, magari ci sono delle policy aziendali per cui quando sei fuori puoi leggere quello che normalmente leggi quando sei in ufficio, ma non tutto. Però è una scelta, può essere l'internet password, può essere anche solo l'utenza notes, quindi con CN uguale eccetera eccetera, perché a quel punto il server sa già chi sei, quindi sfruttando campi reader, author, piuttosto che ACL eccetera, il server si prende in carico, o un utente particolare si prende in carico la richiesta, e puoi fare degli agenti che fanno run on behalf of, insomma, puoi gestirla come preferisci. L'internet password è uno dei metodi, piuttosto che altri codici che ti puoi inventare. Sì, ma perché io non ho... cioè, l'utente deve essere nella mix di Nox, sì. Cioè l'utente che entra anche dall'applicazione. Sì. Sì, sì, certo. E se non cioè, ci sono dei repository all'esterno? Ah, nel senso, per esempio, nelle DAP? No, per esempio, la password è sempre bene metterla per sicurezza, però dal punto di vista della programmazione potrebbe non essere necessaria, perché io quando faccio la richiesta al server dico ciao, sono l'Android di Fabrizio Marchesano. Non gli devo neanche dare la password, perché il server che se la prende in carico dice ah, se sei l'Android di Fabrizio Marchesano puoi leggere questo, questo e questo e questo. Ovviamente posso aggiungerla per sicurezza, perché insomma... Allora, il problema della sicurezza è sempre abbastanza doppio taglio, no? Perché tecnicamente si potrebbe risolvere in maniera semplice, però ci sono degli altri tipi di necessità. Quindi tu puoi mettere comunque delle informazioni residenti che ti servono per autenticare la sessione senza che l'utente sia necessario. Quali? Dipende dal tuo tipo di necessità, dal tuo tipo di policies aziendali, dal tuo tipo di intranet. Comunque sì, può essere una qualunque cosa, una qualunque combinazione di fattori, tra cui l'internet password, per esempio. Cifrata, ovviamente, in locale. Va bene. No, seriamente, se non ci sono altre domande, comunque ovviamente poi se cambiate idea, no, se cambiate idea no, non fate adesso, sono a disposizione, se volete vedere una demo real time su uno schermetto così, mi beccate fuori, sono a vostra disposizione. Va bene, grazie per l'attenzione.